Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Rosso di Sera, un saluto da Marina Luzzi, ma anche in regia da Peppe Candelli e Gisberto Nicoletti. Anche oggi il meglio delle interviste dei nostri contenitori informativi del mattino. Partiamo subito parlando di aggressioni al personale sanitario. Se ne è parlato, insomma, è discusso tanto, varie le idee a riguardo. La ASL ha presentato una serie di misure. Stamattina nostro ospite, il direttore generale ASL di Taranto, Gregorio Colacicco. Una delle prime misure è l'umanizzazione, l'accoglienza delle persone. Quali le altre, direttore? Allora, l'equazione più informazione, più rispetto. Nel senso che a volte l'attesa per un codice minore crea ansia, perché il cittadino, il paziente non sa gestire il sintomo, quindi bisogna tranquillizzare, bisogna informare, e soprattutto quando dopo il triage il cittadino entra nel pronto soccorso, stiamo parlando del pronto soccorso, se fuori c'è un familiare che non può entrare perché continuiamo ad avere, certo, i problemi del Covid e quindi che continua a serpeggiare, e certo, se ci sono persone fragili, può essere pericoloso, COVID, certo, può essere pericoloso, allora dobbiamo informare chi sta all'esterno. Allora abbiamo una convenzione con la Croce Rossa, con i volontari della Croce Rossa, che si preoccupano di informare, di portare la bottiglietta d'acqua se si è in attesa, di chiedere se c'è un bisogno fisiologico, e soprattutto abbiamo formato il personale medico e paramedico, soprattutto il personale paramedico, che è quello che è più a contatto, quello che, sì, è più numeroso, a informare i cittadini, ad avere cura, e quindi direttore, noi informeremo sempre di più. Direttore, una possibilità, però, non, mi sente? Prego. Mi sente, direttore? Sì. Una possibilità che si era paventata immediatamente, insomma, dopo i fatti, quando si è un po' nato il dibattito sul tema, era quella, anche per evitare magari un sovraffollamento che può rischiare in taluni di generare appunto questa aggressività, di spostare i codici bianchi e i codici verdi dal pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata al Moscati, dove c'è il presidio del 118. Che cosa ritiene? La ritiene un'ipotesi plausibile, possibile? Allora, ci sono sempre degli aspetti medico-legali che, ma soprattutto dobbiamo fare attenzione, perché un codice verde o un codice minore delle volte può trasformarsi in un codice rosso, e quindi non avere i reparti, okay, di riferimento qualche volta può comportare qualche rischio. Comunque, rispetto a questa sua riflessione, le dirò che la settimana entrante, giovedì e venerdì, facciamo proprio un convegno con tutti gli operatori sanitari nostri, con tutti i primari nostri, con autorevoli relatori che verranno da tutta Italia, proprio per, partendo dal dato e dalla fotografia di Taranto, che vede il nostro territorio nel rapporto popolazione e pronto soccorso, nella regione Puglia abbiamo il più alto numero di cittadini rispetto a ogni pronto soccorso. Le dico che nel rapporto abbiamo 135.000 abitanti in provincia di Taranto per ogni pronto soccorso. In provincia di Bari ne abbiamo 110.000 per ogni pronto soccorso. Già questa è un'anomalia che deve portare tutti a riorganizzare il sistema, proprio perché questo rapporto popolazione-pronto soccorso può essere già una causa. In Valle d'Itria, poi, Martina Franca, oltre ad essere punto di riferimento per la popolazione del nostro comprensorio tarantino, è anche punto di riferimento per la Valle d'Itria, con un 30% di cittadini che afferiscono a quel nosocomio
che sono, non sono della Pristitarno, ma dell'Interland della Valle d'Itria. A Lecce l'anfiteatro in piazza Sant'Oronzo è uno dei luoghi simbolo e più amati dai turisti. A Taranto purtroppo l'anfiteatro è coperto dal cemento. Ne abbiamo parlato stamattina con il professor D'Andria, lui è accademico dei Lincei, è docente ad Unisalento, archeologo, e proprio negli scorsi giorni ha risollevato un'antica questione, perché adesso c'è assoluta certezza che nella zona del parcheggio del mercato coperto e di quello che era il mercato coperto, insomma in tutta quella zona lì di via Anfiteatro, c'era un anfiteatro probabilmente anche più grande di quello che possiamo vedere nella centralissima piazza di Lecce. Ascoltate l'intervista. Dunque, professor D'Andria, dicevamo, abbiamo questo anfiteatro. Prima di tutto, lei ritiene che sarebbe possibile in qualche modo pensare di riportarlo alla luce e farlo diventare un'attrazione come lo è per Lecce, per esempio, l'anfiteatro? Sì, certamente. Però vorrei dire prima qualcosa sulla soprintendenza di Taranto, che negli anni scorsi è stata continuamente negativa, inspiegabilmente negativa, sulla possibilità che si possa fare qualcosa per far conoscere questo monumento straordinario. Con l'arrivo della nuova soprintendente Paolillo, le cose sono cambiate radicalmente. C'è un clima di apertura, di dialogo, e grazie alla soprintendenza Paolillo il tema dell'anfiteatro è stato riproposto in maniera positiva. Infatti è stato affidato ad una bravissima archeologa il compito di fare delle analisi scientifiche, geofisiche, per capire attraverso il georadar i segnali che ci permettono di identificare le strutture sepolte. È qualcosa che si usa ormai abitualmente in archeologia, ma Professore, mi perdoni se la interrompo, ma sì, esattamente queste indagini che cosa ci hanno raccontato? Che cosa c'è sotto, diciamo, quella zona che c'è intorno al mercato coperto, come viene chiamato? Allora, tra mercato coperto, via Anfiteatro, zona dell'ex convento dei Teresiani, dove c'era ci sono tante strutture che permettono, strutture romane, che permettono di ricostruire un edificio che ha una lunghezza di 108 metri, quindi corrisponde grosso modo all'anfiteatro di Lecce. Però il problema delle indagini geofisiche è che se ci sono i sottoservizi il segnale arriva non chiaro, e sotto via Anfiteatro non sono stati in grado di identificare. Però il Bar Tarentum, per esempio, conserva delle strutture, quindi certamente l'anfiteatro di Taranto era più grande di quello di Lecce, ma si capisce, perché Taranto era una città anche in età romana più importante, basti pensare all'importanza del suo porto, che non si interrompe con la perdita dell'autonomia e con la conquista romana. Insomma, è evidente che non potremo andare a stravolgere un'intera via, battere palazzi, eliminare esercizi commerciali. No, non immaginiamo una cosa del genere. Però qualcosa si può fare, però, per fare emergere almeno una parte. Allora, emergere, questa è la parola magica. Far emergere, anche se non fisicamente, almeno nella coscienza dei tarentini, la realtà di questo monumento straordinario, che a mio parere conserva e copre il teatro, il famoso teatro di Taranto, dal quale i tarantini videro le navi romane arrivare nel golfo. E ci sono tanti elementi che ci inducono a pensare che nella zona dell'anfiteatro ci fosse anche il teatro greco, quindi avremmo una successione di due edifici. Che cosa si può fare per far emergere nella coscienza dei tarentini questo monumento? Io ho proposto alla soprintendente di organizzare una mostra, e questa mostra potrebbe trovare luogo anche nei locali del mercato coperto. Il comune potrebbe concedere al Ministero dei Beni Culturali alcuni vani del pianterreno dove si potrebbe allestire questa mostra,
perché ci sono tanti materiali che provengono da questa zona e dall'anfiteatro che sono conservati nella soprintendenza, negli archivi, materiali documentari, ma anche oggetti, ma non solo conservati a Taranto. Pensate che a Copenaghen, nel Museo Archeologico di Copenaghen, ci sono due ritratti in marmo perfettamente conservati di Germanico e di Druso, due grandi personaggi dell'impero all'età di Augusto e all'età di Augusto che questo anfiteatro si può attribuire. Allora, io noi devo interromperla perché noi abbiamo dei tempi molto stretti, però è un tema sul quale vorremmo magari tornarci anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, cercare di tenere alta l'attenzione, perché insomma essere consapevoli di ciò che abbiamo e di ciò che potremmo essere sicuramente. Allora lavoriamo sulla mostra. Volentieri. E dateci anche voi una mano per realizzare questa mostra. Quarta edizione dei Taranto Port Days inaugurata questa mattina, tanti eventi, talk, possibilità di svolgere attività per mare o su terra e anche la possibilità di godersi dei bei concerti gratuiti tra oggi e domani. Abbiamo avuto nostro ospite nella prima mattinata, Sergio Prete, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. Dicevamo, anche quest'anno Taranto Port Days non ci sorprendono più, ma vorremmo essere sorpresi, quindi quello che vogliamo sapere da lei è perché venire al porto in questi giorni, magari per i pochi che ancora nelle precedenti edizioni non hanno scoperto quanto è bello il porto e quante cose belle in queste giornate si possono fare tra concerti, eventi, escursioni, sport lì in loco, insomma c'è davvero tanto. Sì, intanto per conoscere una parte di Taranto che normalmente è preclusa alla cittadinanza, certo. E quindi avere anche una visione diversa della città e della città vecchia, ma ancor di più per prendere conoscenza di tutta una serie di iniziative e attività che vengono svolte all'interno del porto. Ed in particolare quest'anno l'attenzione è rivolta alla tematica della inclusione, con particolare attenzione alla disabilità nella sua accezione più ampia. E quindi ci saranno una serie di incontri dedicati a questo tema, oltre a incontri, talk dedicati a vari argomenti, compreso lo sviluppo del porto nel settore energetico. Poi ci saranno degli spettacoli, tante attrazioni per i più piccoli, la possibilità di visitare dei mezzi nautici, la possibilità di effettuare visite via mare e via terra e anche dei concerti molto importanti, molto belli, che si terranno sia stasera che domani sera, e anche la possibilità di prendere un aperitivo serale e nell'ambito portuale. Presidente, il porto di Taranto negli ultimi anni è cambiato in maniera significativa, evidente, incredibile, da monocultura dell'acciaio, come viene chiamato un tempo. Adesso ci sono le navi da crociera, ci sono questi eventi. Come vede il futuro prossimo del porto ionico? Ma guardi, il futuro è sicuramente teso a sviluppare ulteriormente questa relazione con la città. È ormai diffuso a livello internazionale il senso di ottenere una sorta di licenza ad operare da parte del territorio che ospita il porto, e quindi da un lato il porto continuerà a cercare di sviluppare le sue attività sia tradizionali che innovative, però sempre più con innovazione e sostenibilità ambientale, e dall'altro ci sarà un'interazione sempre maggiore con la città, perché è giusto che i cittadini conoscano quanto il porto può dare a un territorio, e nello stesso tempo è altrettanto giusto che il porto segua anche quello che il territorio che lo ospita intende sviluppare. Ultima parte di Rosso di Sera per parlare delle giornate d'autunno del FAI che ci attendono in questo weekend che si apre. Dove andare e come? Lo ha chiesto la nostra net a Giacomo Scarfato, che è capodelegazione della FAI di Taranto. Due belle giornate piene nel nostro territorio, tornano questi appuntamenti che sono veramente attesi, attesissimi. Dove saranno? Sì, in effetti ormai anche le giornate FAI d'autunno, che nascono come una costola di quelle più famose di primavera,
iniziano ad essere veramente tanto attese da tutta la cittadinanza. Saremo in tre comuni della provincia di Taranto: Castellaneta, Avetrana e il capoluogo Taranto, con tre siti veramente imperdibili e aperti in esclusiva per le giornate del FAI. Iniziamo da Taranto con il Palazzo del Governo, questo magnifico e monumentale edificio che caratterizza proprio lo skyline della città, e visiteremo gli ambienti interni dell'amministrazione provinciale e della prefettura, e io per questo non smetterò mai di ringraziare sia l'amministrazione provinciale, il presidente Melucci, e il prefetto, la dottoressa Paola Dessì, che hanno voluto aprire alla cittadinanza questi ambienti. Veramente visiteremo dei luoghi, degli scorci, degli angoli del Palazzo del Governo mai visti, mai aperti al pubblico. Quindi sabato e domenica vi aspettiamo a Taranto per questa visita esclusiva davvero. Invece a Castellaneta un forno di comunità, un antico forno di comunità semi-ipogeo, quindi scavato nella roccia per metà, è un forno che è stato in attività, pensate, dal 1600 fino al 1969, quindi è rimasto praticamente fermo e cristallizzato nel tempo, e grazie all'associazione Terre Divine, che ringrazio per la collaborazione davvero fattiva, questo forno possiamo farlo visitare a tutta la cittadinanza, non solo di Castellaneta, ma anche i curiosi che vorranno arrivare fin lì. E poi ad Avetrana invece una visita particolare che rientra in un itinerario che insieme alle delegazioni FAI di Brindisi e di Lecce abbiamo ideato, si chiama Le Vie dell'Uva, quindi tutta questa attenzione sulle aziende vitivinicole che hanno caratterizzato, che continuano a caratterizzare anche il nostro territorio, l'economia del nostro territorio. Visiteremo una torre vinaria di questa cantina Bosco di Avetrana. La torre vinaria è un edificio, un impianto vitivinicolo che si sviluppa in verticale, ideato negli anni 50 da questo enologo enotecnico Emilio Sernaggiotto. È inutile spiegarvi adesso, non vi do nessuno spoiler, voglio che veniate a visitarlo perché è davvero una cosa interessantissima. La cantina Bosco adesso l'ha anche restaurato, quindi si potrà visitare, si potrà salire fino in cima alla torre, da cui si gode un panorama stupendo, e quindi è anche bello, insomma, questo itinerario che insieme alle delegazioni di Brindisi e Lecce, le Vie dell'Uva in Terra d'Otranto, abbiamo ideato su questi aspetti. Concludiamo così questo nostro appuntamento con Rosso di Sera. Grazie da Marina Luzzi per essere stati con noi, grazie a Peppe Candelli e a Gisberto Nicoletti per aver curato la parte tecnica. Noi ci ritroviamo lunedì sempre con Rosso di Sera. Grazie ancora e buona serata. Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.